Abbiamo l'onore di avere con noi il Ministro dell'Università e il privilegio di riservare a lei le prime parole di questo anno accademico. Onorevole Ministro, ti ringrazio per la tua presenza. Prende ora la parola il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Onorevole Maria Chiara Carrozza. Buongiorno a tutti, cari colleghi. Buongiorno alle autorità, a tutti gli amici e ricercatori, a tutte le persone che hanno deciso di partecipare a questo importante evento, l'apertura di un anno accademico con un nuovo programma, una fusione da cui nasce una nuova strategia qui alla Scuola Normale. A me spetta l'onore nella mia città, la Scuola Normale, che tante volte ho frequentato fin da ricercatrice, poi da rettore, poi infine da ministro, dire le prime parole di questo anno. Io ho preparato un intervento che è sul futuro del libro, in realtà, perché il convegno che si apre dopo è un convegno che riguarda il futuro del libro, il libro digitale, non digitale, la rete, i contenuti, le metodologie didattiche. È una delle sfide che il sistema di istruzione dell'università affrontano nel prossimo futuro. È una sfida molto importante e credo che aprire un anno accademico con una discussione, con un dibattito scientifico su questo tema sia anche un segnale di capacità di guardare all'orizzonte del futuro. È a questo orizzonte che io voglio guardare oggi. Penso alla sfida che abbiamo avanti e anche all'enorme responsabilità. Dico spesso, l'ho detto ieri ho incontrato centinaia di studenti a Brescia, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ogni settimana vado in una città diversa, faccio una specie di pellegrinaggio e mi rendo conto che il pellegrinaggio che ho fatto in Italia è poi un pellegrinaggio nei luoghi della memoria italiana. Sono stata a Brindisi, dove è stata uccisa una studentessa a causa di un attentato, sono stata nell'aula bunker di Palermo, sono stata a Casal di Principe dove, grazie a un accordo con il presidente Caldoro, apriremo una scuola in un edificio confiscato alla Camorra. Sono stata a Brescia a commemorare le vittime dell'attentato di Piazza La Loggia, il prossimo anno saranno 40 anni, erano professoresse, sindacalisti e pensionati le persone che sono morte. E quindi Brescia ha deciso di partire commemorando dalla scuola il 40° anno. E sono stata quindi in tanti luoghi significativi e importanti. La scuola, l'istruzione, la pubblica istruzione è legata alla memoria di questo paese, ne è stata la storia, ne ha tracciato l'evoluzione, ne ha sostenuto lo sviluppo economico negli anni della ricostruzione. E mi sento un po' come quel ministro durante il Regno d'Italia che ha ricevuto un documento che ho visto l'altro giorno insieme al Presidente del Senato Grasso, un documento che era l'analisi dell'indice di analfabetismo nel Regno d'Italia. Era un documento impressionante, un grafico per istogrammi molto semplice e si vedeva che il 10% degli studenti, degli adulti, quindi della popolazione di Torino, era analfabeta. Poi questo grafico per istogrammi cresceva drammaticamente. 10% nella capitale, Torino, di analfabeti, 80% in Calabria. E poi diminuiva leggermente sulla Sicilia. Un grafico terribile in cui credo che il mio collega, allora poi ministro dell'istruzione, chi si è posto questo obiettivo, come fare a colmare questa lacuna? Oggi noi come Ministro dell'Istruzione, Ministro del Lavoro, Ministro dei Beni Culturali abbiamo ricevuto dei dati simili, i dati sulle competenze della popolazione adulta italiana. Siamo ultimi in Europa, ultimi drammaticamente e non tanto ultimi sulla conoscenza di Leopardi, di Hegel o del calcolo infinitesimale. Siamo ultimi sulla capacità di leggere e comprendere un testo scritto, sulla capacità di comprendere i minimi dati, le percentuali, i prezzi, i costi, quindi abilità che noi consideravamo elementari, che quando io ero alla scuola media, al liceo, consideravo patrimonio di tutti i cittadini italiani, non mi veniva neanche in mente che ci potesse essere un tale livello di competenza. Allora penso che noi in questo momento abbiamo questa sfida enorme, riportare
l'Italia, l'istruzione, le competenze a livello del nostro patrimonio culturale, della nostra fama, di quello che noi abbiamo creato nei secoli, ed essere e rimanere un paese manifatturiero che fa della creatività, dell'arte, della musica, della capacità di innovare in tutti i settori dell'ingegno la sua forza. E questo è l'obiettivo più importante. È chiaro che questo è un obiettivo, mi dicono, dici delle parole. Io penso che quello che è mancato in questi ultimi 20 anni, forse, è proprio un indirizzo politico in cui si definisce che davvero l'istruzione, la cultura, il nostro patrimonio sono una parte importante del nostro futuro e su questo noi investiamo. Per fare questo però, come giustamente ha detto il direttore Beltran, bisogna saper scegliere. La politica l'ho imparato da poco, perché da poco che faccio politica, è soprattutto la capacità di tenere sulle proprie decisioni. Ci sono i politici che non tengono, che si spaventano se ricevono 1000 tweet delle persone che hanno scontentato con una decisione, e ci sono i politici che tengono perché sono convinti delle loro decisioni. Ecco, noi dobbiamo tenere sulla nostra decisione, che dovrà essere necessariamente basata su criteri meritocratici in qualunque settore e in qualunque campo. Questo è il fondamento della politica che io vorrei portare in questo governo Letta, che sicuramente ha posto l'istruzione e la cultura come propri asset fondamentali. È chiaro che siamo in un momento in cui le risorse economiche vengono a mancare, un momento in cui, lo vedremo dalla manifestazione di domani, tante persone, tante famiglie si sono ritrovate senza neanche sapere come nella soglia della povertà. Molti non riescono a mandare i figli all'università. È inutile discutere o fare, come dire, ragionamenti elaborati. Adesso l'istruzione costa e per tante famiglie costa troppo. Qualche anno fa il dibattito sul costo, i tetti dei libri di costo, non sarebbe stato un dibattito così. Adesso il 10%, il 20%, quanto costa un libro, rinnovare l'edizione di un libro diventa un tema importante. Diventa anche un tema importante se una scuola secondaria chiede un contributo volontario di 150 euro. Diventa un argomento di discussione in cui il sindaco viene tirato di mezzo, come è successo ieri, ho visto a Brescia. Un argomento importante, sono stata contestata io in piazza da una persona che poi era un genitore, che diceva: perché io devo dare 200 euro come contributo volontario per mandare mio figlio a scuola? E quindi è questa la dimensione dello stato di crisi in cui si trova questo paese. Si trovano appunto padri di famiglia che ci chiedono aiuti per mandare i figli a scuola. Allora io vorrei chiedere al sistema universitario e di istruzione tre messaggi molto semplici che cercherò di dare per aprire questo convegno così importante, rammaricandomi di non aver potuto parlare del futuro del libro e del libro digitale, ma credo che qui a Pisa, nella mia città, una città che può guidare la ricostruzione di questo paese, se saprà fare le scelte giuste, sia importante dire che intanto l'università deve cambiare, deve aprirsi, deve chiedersi se la struttura degli studi universitari è quella adeguata a vincere questa sfida. Il processo di Bologna, tanti discorsi sul 3+2, noi sappiamo che 3+2 può fare 8, 7, che non sappiamo stringere un patto con i nostri studenti. I nostri studenti, quando si iscrivono, non sanno le attese occupazionali del corso di laurea a cui si iscrivono, non firmano un consenso informato, si iscrivono pensando che sia qualcosa che poi non è. Il calendario accademico è confuso, non finisce per tempo, si impiegano 8 anni invece di 3, di 2, di 5. Non manteniamo il patto che abbiamo con gli studenti, e forse c'è anche un altro patto che non manteniamo. La competenza corrisponde poi alla qualifica che noi diamo, l'abbiamo e stiamo lavorando sulle competenze dei nostri laureati, le competenze giuste per questo mondo, per il mondo del lavoro, per rimanere paese europeo e per essere competitivi in senso positivo con i loro colleghi coreani e giapponesi. Secondo, un grafico di questi dati OCSE PIAC, che forse i giornalisti dovrebbero leggere fino in fondo, perché è molto interessante,
ci dice una cosa importante, che i nostri laureati rispondono al test, quindi al test che sono stati fatti, i laureati italiani in media in modo equivalente ai diplomati di scuola secondaria giapponesi o finlandesi. Questo è un grafico che mi ha dato una pugnalata nel cuore. Per me questo è un esito che non mi aspettavo e sul quale il sistema di istruzione, quindi università e scuola, deve riflettere. E quindi la seconda cosa che chiedo è che il sistema universitario e la scuola, l'istruzione, si leghino insieme, rinsaldino quell'alleanza che è sparita nel corso degli anni. Erano due ministeri diversi, addirittura tre o due, università e ricerca da una parte, istruzione dall'altra. Adesso abbiamo unificato il ministro che cerca, come dire, di tamponare e di tenere in piedi un sistema che riguarda 10 milioni di persone. Però il problema è che invece c'è una discontinuità enorme. Il maggior numero di giovani e di dispersioni scolastiche le abbiamo fra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado, 13, 14, 15 anni, e poi 18, 19, 20 anni. Cioè la scuola non è collegata alla società, non è collegata alle professioni e non è collegata all'università. E l'università non ha idea, e qui c'è il terzo punto, non ha idea delle competenze dei giovani che vengono dalla scuola. Non possiamo avere due sistemi di valutazione separati, dobbiamo avere un unico sistema di valutazione che guardi non tanto alle qualifiche ma alle competenze, che lavori sulle competenze, sui programmi, sulla formazione degli insegnanti, e l'università deve cogliere, e questo è il terzo messaggio che vorrei lanciare, prima di tutto il grido di dolore che viene dai giovani. I giovani medici italiani sono quelli che ho ascoltato di più all'estero, che dicono e si lamentano di come vengono selezionati, di come vengono effettuate le scelte. Questi scandali non fanno bene all'università e non fa bene che la media degli ragazzi, gli italiani all'estero, dicano: sono all'estero perché sento che in Italia non ci sono selezioni su base meritocratica. Questa è una sconfitta terribile per il nostro mondo. E la seconda cosa, l'università deve cogliere due temi, quello che giustamente ha detto il direttore Beltram, l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti e la formazione continua degli adulti. Non possiamo più pensare che la formazione avvenga in una parte, come dire, definita della nostra vita. I nostri lavoratori, i nostri adulti devono potersi formare, passare periodi, integrare la formazione e la cultura con la loro attività professionale. Terzo e ultimo punto. Noi saremo soggetti all'ennesima spending review. Io ho organizzato un gruppo che lavorerà, che renderò noto fra poco, quando tutti avranno accettato, che partirà da una spending review interna al Ministero. Anche questo, secondo me, è un elemento di crescita. Noi dobbiamo entrare nella logica non della spending review che fa tagli lineari, ma sono tagli lineari che sono legati alla mancanza di risorse. Non si inventano le risorse si destinano a priorità e strategie. Credo però che il sistema universitario e della ricerca debba essere propositivo in questo senso, debba imparare ad autogovernarsi, gli atenei devono elaborare le loro strategie. Non c'è più il tempo, come dire, lasciar passare sperando che qualcuno salvi. Quest'anno ho portato 150 milioni di euro con la legge di stabilità, è stata durissima, il ministro Braia era con me, difficilissimo trovare ulteriori risorse. Non credo che avremo tante possibilità di riportare risorse, però le risorse che noi abbiamo le dobbiamo spendere meglio, dobbiamo essere trasparenti, dobbiamo essere al di sopra di ogni sospetto per tutte le selezioni che facciamo e dobbiamo imparare a rendere conto ai cittadini, a chi paga le tasse, chi ci mantiene, di quello che facciamo. Questo è l'ultimo messaggio. Apriamoci, ma apriamoci veramente. Non esiste più un sistema che può essere autoconsistente. La fame e la povertà è arrivata a tali livelli, la delusione e la disperazione, che nessuno potrà mantenere privilegi. I privilegi vanno mantenuti con il lavoro, con il merito e con la capacità di scegliere nel merito e di essere soprattutto
al di sopra di ogni sospetto per quello che riguarda l'etica pubblica e come trattiamo i nostri giovani. Grazie.